Queensland continua a salire il livello delle acque nel meridione dello Stato. Il malcontento per l'introduzione di ulteriori tasse nei settori chiave dell'economia del Western Australia potrebbe portare a delle reazioni. Italia, costume e società, tratteremo dell'incombente Festival di Sanremo. Fremantle, è in arrivo il Carnevale. Mercoledì 8 febbraio, Alberto Baldini in studio per questa edizione di Antipodi News. Queensland, l'inondazione continua a propagarsi a valle della cittadina di St. George nel confine meridionale dello Stato. Si prevede che l'innalzamento del livello delle acque determinerà l'isolamento totale del centro di Dirranbandi per almeno un mese. Accennavo al livello delle acque, lo straripamento del principale corso d'acqua della zona, il Ballon River, ha raggiunto il livello di 13 metri e 93 centimetri intorno a St. George. Entrambi i centri, pur essendo parzialmente protetti da un argine, si trovano ora a fronteggiare anche una crisi sanitaria, in quanto le acque hanno raggiunto l'impianto di depurazione delle acque, contaminandolo. Canberra, il ministro del Tesoro Wayne Swan ha nuovamente intimato alle maggiori banche del paese di evitare di alzare i tassi di interesse nei confronti dei propri clienti. È largamente preventivato che la decisione di ieri della Reserve Bank di lasciare il costo del denaro al 4,25% serva da innesco per le banche per un aumento. La percezione è che il commento del ministro del Tesoro sia una volta di più un retorico esercizio di propaganda. Ed in risposta alle parole di Swan, che la scorsa settimana aveva dichiarato che il governo riuscirà a presentare un saldo in attivo, questa mattina il leader dell'opposizione, alla vigilia della riapertura del Parlamento, ha commentato così. Rimaniamo in tema di economia. La rubrica curata da Robert Newson ritorna oggi coprendo un tema di estrema attualità che ha radici profonde e storiche. Il caso italiano è emblematico. In tempi di crisi economica, quando dai politici arrivano inviti alla solidarietà nazionale, accompagnati da giri di vite alla pressione fiscale, le spinte per l'autonomia fiscale locale ricominciano. Lo stesso vale qui, dove a volersi separare dal Commonwealth è il Western Australia, e non per la prima volta. Qualche mese fa il ministro per le miniere e il petrolio del governo statale, attualmente della coalizione di centrodestra, Norman Moore, ha ipotizzato la secessione. Testualmente ha detto: "Dovremmo cercare di mettere in sesto la federazione, ma nell'eventualità non fosse possibile, e sospetto che non lo sia, allora stati come Western Australia dovrebbero pensare un po' a fare da soli." Ha fatto notare che oltre il 70% delle imposte raccolte dall'estrazione mineraria finisce nelle casse degli altri stati e che l'imminente entrata in vigore della cosiddetta carbon tax, nonché la proposta tassa sui superprofitti delle miniere del carbone e del ferro, penalizzeranno lo Stato e accresceranno il malcontento dell'elettorato. I secessionisti ritengono che la Costituzione è già stata resa nulla dallo sconfinamento di Canberra nel potere degli Stati, violando sezione 51 dell'accordo, che enumera e precisa i poteri del governo federale, lasciando ogni altra competenza ai singoli Stati e territori. Sollevo questo argomento non a caso. Adesso che la donna più ricca dell'Asia, Gina Rinehart, ha in mano un pacchetto di azioni consistente della Fairfax Holdings e del Channel 10, conviene ricordare che l'ultimo serio tentativo di montare una campagna secessionista risale a suo padre, il magnate Lang Hancock. Fondò il West Australian Secession Movement e finanziò la candidatura, che risultò fallimentare, di Don Thomas nell'elezione del Senato del 74.
Secondo Hancock, le barriere tariffarie e la tassazione vessatoria di Canberra pregiudicavano l'industria chiave del Western Australia, il grano e le miniere, responsabili per una percentuale sproporzionata dei proventi del commercio estero. Nel suo libro del 79, Wake Up Australia, Svegliati Australia, espose la sua idea di contrastare il potere del governo federale tramite l'acquisto di mass media, al fine di sensibilizzare il pubblico contro la minaccia di Canberra. Qualis parter, talis filia. Grazie per l'ascolto, Robert Newson, Perth, Antipodi News. Italia, febbraio è un mese più che mai invernale quest'anno in Europa. In Italia febbraio significa maltempo e significa anche Sanremo, il Festival di Sanremo. Ce ne parla Patti Durat-Cupa. Sulla gelida Italia, che riceve il 30% in meno del gas siberiano, si sta finalmente per abbattere il torrido tormentone di Sanremo. È confermato, Adriano Celentano parteciperà a Sanremo e riceverà un compenso di 750.000 euro interamente devoluti in beneficenza. Cinque sindaci di cinque città italiane segnaleranno a Celentano i cinque famiglie bisognose che riceveranno ciascuna un assegno di 20.000 euro. Il restante ammontare della cifra, quindi 650.000 euro, verranno interamente devolute ad Emergency. La scelta è piuttosto particolare, si potrebbe anche parlare di patriottismo stitico di Celentano, visto che, e cito testualmente, sul manifesto di Emergency si legge che in nome della sicurezza la classe politica italiana ha decretato guerra contro i propri cittadini, costituendo un sistema di privilegi basato sulla corruzione e sulla discriminazione, un sistema di arrogante prevaricazione e di ordinaria corruzione. Questo già sarebbe abbastanza, ma non basta, cito ancora testualmente, in nome della sicurezza la classe politica italiana ha scelto la guerra contro chi è venuto in Italia per sopravvivere, incitando all'odio ed al razzismo. E questo francamente non sembra essere proprio vero. Allora, qualche commento ancora su questa forma di patriottismo stitico. In fondo chi più di noi compra i dischi di Celentano? La scelta sembra abbastanza bizzarra. Vittorio Sgarbi ha già tuonato contro questa iniziativa di Celentano chiamandola Charity for Publicity. Noi non vogliamo commentarla più di tanto, forse celentaneggiando potremmo concludere dicendo Prison Calling Nancy Nancuso, all right. Prison Calling Nancy Nancuso, all right. Well, I see those sleeping and you're killing the same till and it is an overdrive home and get down, let prison go. Grazie Patti, staremo alla finestra nei prossimi giorni e vedremo se Celentano tornerà sui suoi passi, sulla strada del rock and roll, diceva una delle sue prime canzoni. Febbraio è anche il mese del carnevale di Fremantle, una manifestazione che di anno in anno sta sempre più guadagnando spessore e seguito. Da Perth è in linea Stephen Bennett, uno degli organizzatori del carnevale di Fremantle. Stephen, è questo l'unico carnevale della zona e cosa lo contraddistingue? Cosa lo rende diverso dagli altri? Guarda, avete una domanda interessante. Per quanto ne sappia, c'è la famosa festa della Coasit, il carnevale italiano della Coasit che si fa ogni anno. Poi c'è, mi sembra che gli olandesi e gli svizzeri continuano a festeggiare il carnevale, però sempre in un giro abbastanza ristretto nella loro comunità. E noi invece abbiamo promosso un carnevale che è aperto a tutti, e con partecipanti da Sud America, Spagna, Catalogna, l'Italia, la Germania, eccetera. E quindi cioè, volevamo fare, cioè, portare il carnevale proprio a una comunità più ampia e innanzitutto farlo conoscere alla comunità anglosassone che prima non ne sapeva niente di carnevale, invece noi stiamo promuovendo un processo proprio di educazione della comunità anglosassone su che cos'è il carnevale. Secondo me una cosa che caratterizza il carnevale di Fremantle è proprio l'enfasi sulla satira politica, che è un tema tradizionale del carnevale in tanti posti,
E noi, per esempio, abbiamo il nostro primo ministro, Julia Gohard, che è una comica che rappresenta in modo molto divertente l'attuale primo ministro australiano. Noi ogni anno, quando noi nominiamo un re di carnevale diverso ogni anno, che è una figura pubblica conosciuta, e quindi quando si fa il famoso processo al re di carnevale per l'ultimo giorno di carnevale, questa persona famosa appare in forma di effigie e noi lo processiamo in pubblico in King Square, e quello viene ovviamente sempre condannato, muore, facciamo i funerali, strada di Fremantle. È morto un re, se ne farà un altro. Stephen Bennett, Carnevale di Fremantle. È il momento dell'Istituto Italiano di Cultura di Sydney. Il direttore, Alessandra Bertini Malgarini, vi invita ai prossimi eventi in programma. Riprende nel mese di febbraio, dopo le vacanze estive, il Cineforum dell'Istituto insieme ad altre attività. Il Cineforum ha un mini titolo che è Amore e dintorni. Siamo a febbraio, è il mese di San Valentino, quindi abbiamo pensato di programmare tre film che hanno come argomento l'amore, coniugato naturalmente in modi diversi. Iniziamo venerdì 10 febbraio alle ore 18:30 con Baciami ancora. Il secondo film, il venerdì 17, Io, Loro e Lara di Carlo Verdone. Per concludere questo piccolo ciclo con Dieci inverni, questa opera prima di Valerio Mieli, con una bellissima Isabella Ragonese. Quindi venerdì 10, venerdì 17, venerdì 24 febbraio alle ore 18:30 per il Cineforum dell'Istituto. Segnalo anche un importante evento teatrale a Brisbane questa volta, la compagnia teatrale italiana Motus, una delle compagnie italiane più rappresentative di questo teatro contemporaneo italiano, presenterà, invitato appunto dal Brisbane International Theatre Festival, questo suo ultimo spettacolo, che è imperdibile per tutti gli appassionati di teatro, che è il Too Late, è la storia, diciamo, rivista sul tema dell'Antigone. Last but not least, segnalo anche per giovedì 16 febbraio in Istituto una conferenza di carattere economico e con un titolo di grande importanza, perché credo che sia un argomento che sta un po' a cuore oppure nelle preoccupazioni di tutti noi, ed è quella appunto sul il debito sovrano italiano, le dimensioni del problema e le possibili soluzioni. Ne discutiamo con Alex Frino, che è professore di scienza delle finanze all'Università di Sydney, direttore generale di Capital Market Research Center qui di Sydney, che ha appunto, a quale abbiamo chiesto di spiegarci se c'è o quale possa essere dal suo punto di vista la soluzione al nostro debito. Nata negli Stati Uniti da genitori italiani, il soprano Anna Moffo è sempre stata nei cuori degli appassionati di lirica italiani, sia per le incontestabili doti vocali, sia per la propria avvenenza. Antipodi News la ricorda nell'atto primo, scena secondo dei Pagliacci di Leon Cavallo. Antipodi News ritorna dopodomani, venerdì. We'll be right back.